Perfetto, buonasera a tutti, siamo rimasti in pochi, cerco di essere rapida e di fare soprattutto delle riflessioni su quello che è stato da stamattina detto e su quello che poi come autorità di distretto abbiamo realizzato nell'ambito del distretto dell'Appennino meridionale. Io ringrazio il Ministero dell'Ambiente, ringrazio i colleghi che prima di me hanno parlato e che hanno lavorato molto per arrivare alle rappresentazioni, alle comunicazioni che oggi sono state fatte e ai criteri. E ringrazio Marina che con grande pazienza ci ha portato per mano con i tempi che abbiamo avuto a disposizione, soprattutto con gli elementi a disposizione, alla definizione di questi criteri. Criteri che rappresentano una parte importante, rilevante della strategia sul governo delle acque che la Comunità Europea ha voluto e vuole dai Paesi membri, ma soprattutto io dico che anche l'Italia aveva messo già in piedi dall'89 in qualche modo nel nostro territorio, grazie a una serie di norme, di strumenti legislativi, di pianificazione e dell'esperienza che era stata condotta nel nostro territorio a vari livelli, magari non in maniera omogenea, ma con delle punte di eccellenza. Io oggi non vorrei parlarvi in questo, nelle mie brevi riflessioni di quello che è tutta l'analisi economica che da stamattina è stata rappresentata. Io potrei parlare anche dell'esempio di quello che è stato il percorso dell'autorità di bacino del distretto dell'Appennino meridionale. Torniamo all'inizio, chiedo scusa. Ma vorrei inquadrare questo discorso della valutazione economica in un discorso molto più ampio che è quello della governance della risorsa idrica e quindi della gestione della risorsa idrica, che diceva prima la professoressa. Cioè, come inquadriamo questo problema, questa questione abbastanza ampia, in un discorso molto più ampio. Io adesso faccio dei riferimenti alla pianificazione di distretto e poi magari aggiungo delle riflessioni su quanto oggi abbiamo esposto. Allora, i colleghi, parliamo di distretti, abbiamo parlato oggi molto di direttiva 2060 che introduce questo discorso della governance, della gestione delle acque, che ripeto, in qualche modo come Italia la conoscevamo, al di là dell'analisi dei costi che abbiamo condotto. A questo ci dobbiamo associare un'altra direttiva importante, la 2060, che mette in simbiosi, in osmosi, quello che è l'aspetto anche relativo alle alluvioni. Quindi, da un lato abbiamo il bene acqua e i problemi che questo stesso bene causa al territorio, ma devo dire soprattutto in relazione a un non corretto uso del territorio da parte della collettività in tutte le sue varie forme. Ci sono degli obiettivi da rispettare, degli obiettivi da raggiungere e il lavoro che quest'anno siamo chiamati a portare avanti come enti, in questo caso parliamo di autorità di bacino che devono curare tutto il discorso dei piani di gestione, dobbiamo dare delle risposte entro dicembre 2015 per tutti e due i piani. Cioè dobbiamo far colloquiare quelle che sono le strategie per le acque, per le alluvioni e farle confluire in un motore unico che sono le misure supplementari e di base, io dico misure materiali e non materiali, come si conciliano queste misure, in quanto tempo le possiamo attuare? Ebbene, non è facile dare una risposta a questo interrogativo perché non dipende solo da un processo di piano tecnico, economico e sociale, ma dipende anche da un percorso politico istituzionale. E poi vediamo a cosa intendo dire con questa. Io mi riferisco al distretto dell'Appennino meridionale, un distretto di 68.000 km² che è nato proprio in seguito all'adozione della direttiva 2060 e quindi nel recepimento nel decreto legislativo 152 del 2006. Un distretto che è abbastanza ampio, comprende sette regioni, le sette regioni del centro-sud. Diciamo 5 nella loro totalità e 2 parziali, parliamo dell'Abruzzo e del Lazio che in parte sono comprese nel distretto. Un distretto molto complesso, complesso per di natura sociale, le complessità di natura ambientale, ma anche di natura diciamo fisico, nel senso che abbiamo dei territori, dei domini, dico io sempre, diversi, abbiamo domini sedimentari, vulcanici e metamorfici, che danno luogo a delle risposte dello stesso territorio diverse e complesse.
su quest'area abbiamo redatto il primo piano di gestione delle acque, il primo ciclo. Come voi sapete, alle autorità di bacino nazionale è stato dato il compito nel febbraio 2009, fate il piano di gestione delle acque. Allora, qualcuno è stato un po' più fortunato, leggo il Po, perché già avevo un'esperienza su un territorio molto più vasto, ma non solo l'esperienza dei processi avviati, quindi degli elementi a disposizione, anche delle prime misure messe in atto. Territorio, faccio riferimento al distretto dell'Appennino meridionale, ma anche ad altri distretti, che non avevano una piattaforma in parte consolidata, quindi hanno dovuto iniziare un lavoro ex novo. Parliamo di 9 mesi a disposizione. Entro il 2010, doveva essere, fine 2009, inizio 2010, doveva essere completato il piano. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo a sistema tutto quello che si sapeva su questo territorio, partendo dalla pianificazione già esistente e andando ad integrare le conoscenze e le analisi laddove avevamo un vuoto. Siamo dopo un percorso che ha visto non solo una valutazione di tipo idrologico, morfologica, geologica, idraulica, geotecnica, culturale, ambientale e così via, siamo andati ad analizzare anche quelli che sono stati e sono gli usi delle risorse idriche, i tre usi, qual è la loro gestione, qual era l'impegno anche finanziario, quindi gestionale, per far fronte a una serie di esigenze sia che venivano dal territorio, sia dalla società e quindi dalla gestione di quelli che sono dei sistemi per garantire un certo tipo di bene, in questo caso parliamo dell'acqua. Bene, siamo arrivati a definire una serie di misure. Poi vediamo come ci siamo arrivati a definire queste misure. Partiamo dalle caratteristiche di questo distretto. Un distretto, quando finiti i miei tempi tu dimmelo, che io in genere mi prolungo, un distretto caratterizzato da molta acqua. Non abbiamo problemi di carenze idriche, però il problema qual è? E qui ne abbiamo parlato stamattina, è la non omogenea allocazione di queste risorse. Grazie a Dio per tutta la conformazione geologica strutturale questo distretto c'ha l'acqua, però vediamo che c'è una regione che non perché non c'ha l'acqua, ma l'acqua ha talmente profondità che non, ci sono i costi per attingere sarebbero molto alti, per cui questa regione deve ricevere da altri territori acqua. Parliamo di un volume d'acqua che si muove da una regione all'altra di 800, circa 880 milioni di metri cubi. Per uso plurimo, cioè tutta l'acqua che viene trasferita non è destinata solo all'uso potabile. Le regioni ricche d'acqua quali sono? È la regione Molise, la regione Campania, aggiungo la regione Lazio per la parte attenente il distretto, e la regione Lucania, però le acque pregiate, le acque di buona qualità che attingono alla falda sotterranea, quindi gli attingimenti, sono relative al territorio molisano, che è ricchissimo d'acqua, potrebbe fare la parte di Lione, del Leone in questo distretto, e la regione Campania. Pensiamo che solo dalla regione Campania, dalle sorgenti cosiddette di Caposele, si muovono circa 4.000 litri al secondo. Dalla regione Lucania si trasferisce verso la regione Puglia acqua soprattutto per uso diciamo misto, ma soprattutto acqua dagli invasi. E questi invasi creano una serie di problemi alla foce. Bene, questo distretto quindi ha un grande fiume artificiale. Corrisponde a questo fiume artificiale, a questa rete di acqua, una rete sotterranea che il Padre Eterno ci ha fornito, che collega, c'è una rete che collega tutti i territori regionali. Cioè si sposta una quantità di acqua notevole tra ogni territorio e ogni territorio regionale, cioè in superficie, lega quello che è il territorio sotterraneo. Beh, come vedete qui abbiamo riportato quali sono le disponibilità, le concessioni e gli utilizzi. Come vediamo c'è una grande disponibilità d'acqua. Gli utilizzi e i fabbisogni in parte si equiparano. Qual è il problema in questo caso? Cioè, va bene, dottoressa, non ci stanno problemi, per cui si può continuare a sostenere questo percorso. Bene. Questo
di sistema di distribuzione, e quindi qua io penso che sia la strategia di un distretto, sia il distretto della Pinione di Anano, può essere qualcun altro, non è governato da nessun accordo. Cioè ad oggi, da 100 anni circa, più o meno, circola questa quantità d'acqua tra un territorio e l'altro, non c'è nessun accordo, tranne un primo accordo che di cui è stata intanto la protagonista, la dottoressa Colaizzi, tra Lucania e Puglia, che nasce da un accordo tra il Ministero dei Lavori Pubblici e i due territori regionali. Bene, questo accordo dice una serie di cose che anticipa, se vogliamo, i contenuti della direttiva. Si è andata avanti. La compensazione, consentitemi questo termine anche se magari non è proprio completo, non è stata mai effettuata, nel senso che la regione Lucania doveva ricevere una serie di misure idonee a fare una serie di azioni sul proprio territorio, questo non è mai avvenuto. Allora, qual è stata la prima strategia che come processo di gestione delle acque abbiamo messo in moto in quest'area? Il primo intervento, non strutturale ma che è strategico, è mettere insieme le 7 regioni, farle dialogare. Ci siamo riusciti, ci è voluto quasi 2 anni e mezzo, l'abbiamo messo insieme e abbiamo avviato un percorso razionale di governo della risorsa. Cioè le regioni devono ragionare insieme, regioni che ognuno se ne va per i fatti loro, non devo dirlo io, no? Quindi è difficile metterle intorno a un tavolo. È difficile quando si parla di pianificazione, perché se noi parliamo di interventi, abbiamo disponibilità tot milioni e dobbiamo concorrere, le sale sono piene, lo sappiamo tutti. Quando parliamo di pianificazione restiamo i soliti 4 a ragionare. Bene, non ci scoraggiamo, andiamo avanti. Abbiamo messo le regioni insieme. Le regioni insieme hanno firmato un documento di base, per il governo della risorsa idrica. Questa cosa ci ha portato a stipulare una serie di accordi successivi bilaterali tra tutte le... Vado avanti e poi ritorno su delle slide perché così non interrompo il discorso. Ok. Ci ha portato a fare una serie di accordi, poi fatto il primo documento di base, un accordo unico, quindi che è stato approvato in sede di piano di gestione, uscito sulla Gazzetta Ufficiale nel 2013, abbiamo fatto una serie di accordi bilaterali con le regioni Molise, Campania, Abruzzo, Molise per quanto concerne solo alcuni aspetti, Campania, Puglia. Adesso dobbiamo rivedere quello che è l'accordo a cui facevo riferimento prima, Puglia, Lucania-Puglia, perché scade nel 2015. Questa cosa ci ha portato, questo primo accordo che ripeto non è completo perché si sta lavorando, ci ha portato a fare un'analisi su tutto il territorio di quelle che sono le pressioni esercitate. Le pressioni esercitate, come dicevamo prima, non mi devo ripetere, in seguito ai vari usi. Potabile, irriguo, industriale. Sappiamo tutti che il discorso potabile, sia come pressione che come impatti, incide sul 20-25%, massimo 30%. L'altra parte rilevante sulla dovuta all'uso irriguo è una piccola parte all'uso industriale. Allora, cosa abbiamo cercato di capire? Di capire innanzitutto quant'acqua, e quindi l'abbiamo visto, era disponibile. Questo da come l'abbiamo fatto? Attraverso i bilanci esistenti. Per quanto concerne il bacino lirico agliano Volturno potrei dire che stiamo molto avanti, però come diceva lo stesso Gaia, io c'ho il dato sul bacino dell'Arno, perché poi a livello di discorso di distretto devo un po' abbassare l'eccellenza che ho per equiparare il tutto e portare avanti un discorso unitario, altrimenti voi mi insegnate che c'è uno sbilanciamento in termini di strategia. Bene, abbiamo fatto il bilancio, abbiamo visto quali sono i vari usi e quali sono le gestioni esistenti su quest'area, qual era, anche qual è stata, perché adesso c'è stato un miglioramento, la tariffa, e su questo abbiamo poi applicato un percorso economico per valutare che incremento, parliamo del 2010, quindi tutta una serie di valutazioni che oggi abbiamo fatto, le possiamo applicare per il prossimo ciclo. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo applicato
un percorso economico per vedere un incremento della tariffa, che abbiamo visto che variava da regione a regione, quando mi poteva coprire i costi economici, il prezzo ombra, perché non sapevamo ancora il costo ambientale, come definirlo, il costo della risorsa. E abbiamo visto che al variare da regione a regione, quindi incrementando la tariffa rapportata al 2010, noi avremmo potuto coprire i vari costi per le misure che abbiamo individuato. Bene, su ogni territorio che abbiamo valutato, regionale o di bacino, questa valutazione ci ha permesso, come dicevo poc'anzi, di capire quali erano le pressioni e quali sono gli impatti. E abbiamo fatto per ogni corpo idrico, parliamo di 1890 corpi idrici individuati, per ogni corpo idrico abbiamo cercato di capire con i dati che avevamo allora, che adesso si sono integrati, quali erano gli squilibri, ma non solo in termini della qualità della risorsa idrica, ma dell'ecosistema nella sua complessità. Perché io dico spesso, uno stato qualitativo di un corpo idrico, prendo il Sarno, prendo un altro, io posso raggiungere un'ottima qualità dell'acqua, un'acqua chiara, un'acqua pulita, ma quel sistema è compromesso perché gli argini sono costituiti da un'antropizzazione non corretta, quindi io ho i palazzi che mi fanno da argini, quel sistema di corpo idrico non raggiungerà mai l'obiettivo di buono. Per cui io mi terrò l'acqua di buona qualità, ma il sistema complessivo compromesso. E quindi poi faccio tutto il ragionamento e l'interrelazione con quella che è la misura per la gestione del rischio idraulico. Stavo dicendo, quindi su ogni corpo idrico abbiamo individuato qual era la pressione, l'impatto, qual era la misura, quindi l'intervento da realizzare, e qual è il costo dell'intervento da sostenere per raggiungere quell'obiettivo di qualità dell'ecosistema, dove è possibile raggiungere, come diceva Gaia, dove non è possibile raggiungere, l'utile che ci crudiamo deve restare quello. Quindi ci vuole anche, quindi non possiamo parlare, dobbiamo sempre considerare che c'è un costo ambientale, un costo della risorsa residua di cui dobbiamo tenere conto. E quindi una parte della tariffa o di un altro contributo deve essere destinato a monitorare quella situazione, che non si aggravi, che non peggiori. E abbiamo valutato questo corpo idrico per corpo idrico. Allora dice, ma avete fatto tutto, è tutto completo. Bene, non è così. E quindi qui vengono le mie riflessioni. Io non vi faccio vedere tutta l'analisi fatta per ogni stato, per ogni corpo idrico, quindi dello stato, quale quantitativo. Il problema serio qual è? Lo diceva qualcuno prima di me, tra cui la professoressa stamattina l'ha ripresa e anche Marina. Noi stiamo costruendo un piano di gestione, io credo, buono, con gli elementi che abbiamo a disposizione. Non parlo noi come autorità di distretto della Pianura Meridionale, le autorità di bacino nazionale che in questo momento fungono da coordinatore del distretto. Ma i problemi per attuare una politica corretta, che non è solo la politica del prezzo, ma la politica del prezzo è una parte della politica di governance del territorio, serve una serie di elementi più. Quindi questa è la riflessione che porgo a voi e spero di avere anche, non ho già anche dei contributi, lo dicevo ieri a Marie, di continuare a lavorare su questo. Noi abbiamo costruito questo buon piano, ogni paese membro sta cercando di fare il meglio, non illudiamoci che gli altri stati membri abbiano fatto dei buoni piani, eh? Io ho letto qualche piano, ma lascio molto a desiderare. Perché? Perché gli obiettivi sono ambiziosi, perché non c'è la cultura per fare certe cose. Bene, noi possiamo fare un ottimo strumento di pianificazione, quindi i tecnici lavorano bene, ma la parte politica come interloquisce con un piano del genere? Se nella programmazione 2014-2020, io parlo dei fondi strutturali ma anche di altri fondi, non c'è connessione tra quello che è un elemento, il perno su cui una pianificazione di questo tipo dovrebbe girare intorno, perché questa è economia, perché dà sviluppo, perché agisce sul sistema ambientale, sul sistema fisico, sul sistema sociale e così via.
ma se la parte politica, cioè l'accordo di partenariato, che voi ve lo siete letto, non focalizza l'attenzione su un aspetto del genere, che è la, il governo, la gestione della risorsa idrica, ma in senso lato, ma dove vogliamo andare? Che risposta possiamo dare alla comunità europea? Lei ha fatto un ragionamento stupendo su tutto il discorso dell'analisi dei costi, come l'applicazione, le misure, come potrei migliorare da oggi al 2027 quel corpo. Ma se mi manca l'elemento essenziale, ma prendiamoci così, i soldi, chiedo scusa alla mia brutalità, ma io dove posso arrivare? Allora noi stiamo costruendo un programma di misure eccezionale tra il discorso alluvione e il discorso acqua. E poi quelle misure non riesco ad applicarle, perché al di là della buona volontà, io posso fare le direttive, la provincia, la regione, e non ho i fondi per coprire, per fare quell'intervento e quindi raggiungere quell'obiettivo. Io non vado da nessuna parte. Allora qual è lo sforzo che secondo me dobbiamo compiere? Spesso ne ho parlato pure con Pineschi, ma con Francesco, ma con tanti di voi. E cercare di far colloquiare quello che è il contenuto di questi strumenti di pianificazione, che credetemi che come distretto e come autorità del bacino stiamo facendo, ma veramente con la capacità tecnica che caratterizza le nostre strutture, senza fondi. Cioè qualche fondo qualcuno l'ha recuperato da qualche programma comunitario. Cioè noi abbiamo fatto un piano di gestione delle acque e quello delle alluvioni che completeremo a zero spesa, a zero costi. Si poteva fare molto meglio, certo, se avessimo avuto i fondi. Allora, cerchiamo di, come Ministero, parlo dell'ambiente, ma insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Agenzia per la Coesione, al Ministero del Bene Culturale Ambientale, all'Agricoltura, prepariamo un programma che è in linea con quello che dice l'accordo, con quello che dicono le direttive, con quello che dicono gli strumenti di pianificazione, e cominciamo ad allocare delle risorse. Noi tutti gli obiettivi che dobbiamo raggiungere devono partire assolutamente dal bilancio idrico-idrologico, dal minimo del flusso vitale, dal monitoraggio. Beh, il monitoraggio non lo facciamo noi, lo fanno le regioni, ma voi sapete che molte regioni, in particolare quelle del distretto dell'Appennino meridionale, mi riferisco alla Calabria, Giorgio ne sa qualcosa, non hanno avviato proprio la rete di monitoraggio. Non il monitoraggio, la rete. Certo, abbiamo dato delle risposte, dovremmo raggiungere gli obiettivi tra 4 anni, ma li raggiungeremo andando avanti a questi ritmi. Allora, da un lato c'è il discorso economico e quindi far fronte a una serie di... Io qui vi riporto un'analisi che mi sono fatta dei costi da sostenere per raggiungere i primi obiettivi. Se questi, io parlo delle regioni dell'ex obiettivo 1, quindi dove una parte di fondi c'è, ma le regioni, sto facendo un'analisi dei DOS, hanno inserito nei DOS questo tipo di programmazione? A fatica li stiamo facendo inserire. Ma fra quando vengono realizzati? Se a livello nazionale si fanno una serie di incontri, si programmano le risorse e gli attori, che in questo momento parlo delle autorità di distretto, ma come possono essere A, non sono presenti. Se parliamo di un piano dell'erosione costiera, dove tutte le autorità si sono cimentate perché era per legge dovevamo attuare una serie di cose e una parte di queste è incluso nel piano di gestione alluvione, si fa una riunione nello stesso ministero e le autorità di distretto non partecipano, e partecipano le regioni, che ognuno si fa il suo piano, il suo segmento, non andiamo da nessuna parte. Allora qual è l'azione forte? Mi rivolgo ai colleghi, a Gaia, Francesco non ci sta, ma anche a voi, a Giorgio, alla Monacella. Se non facciamo un'azione forte, congiunta, che dobbiamo stare al tavolo dove si decide anche l'assegnazione della risorsa, che non sia destinata ad un elenco della spesa che non serve a nulla, io penso che noi ci possiamo fare i più grandi discorsi teorici, bellissimi, ma gli obiettivi non li raggiungeremo. Io mi fermo. Grazie mille. Grazie. Grazie mille.